migranti nel mondo, oltre 231 milioni di persone vivevano nel 2013 in un paese diverso da quello di origine. Le principali destinazioni sono le economie avanzate e l'Europa. Nuovi cittadini europei. Tra il 2001 e il 2011 l'Unione Europea ha guadagnato 14 milioni di abitanti grazie alle migrazioni. Piano casa, ostacolo all'integrazione. L'Agenzia ONU per i rifugiati mette in guardia sugli effetti sui richiedenti asilo dell'approvazione in Italia del decreto legge relativo al cosiddetto piano casa. Crescita, bene comune e migrazioni, conferenza nell'ambito del Festival di Economia di Trento. Si parlerà della relazione fra la situazione economica dei paesi africani e i processi migratori. I redditi degli immigrati, intervista alla ricercatrice Chiara Tronchin della Fondazione Leone Moressa. Ben ritrovati all'appuntamento con Cinformi News. Oltre 231 milioni di persone vivevano nel 2013 in un paese diverso da quello di origine. Dal 2000 il numero totale dei migranti è aumentato di 57 milioni. Le economie avanzate e l'Unione Europea restano le principali destinazioni con il 51% delle presenze sul totale dei migranti. I dati emergono dal rapporto dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro 2014, che fornisce un'analisi approfondita di 140 paesi in via di sviluppo ed emergenti. Secondo lo studio, per massimizzare l'impatto delle migrazioni sullo sviluppo bisogna promuovere l'integrazione economica dei migranti e avviare iniziative contro la xenofobia, la discriminazione e gli abusi e migliorare la qualità dell'occupazione in tutti i paesi. Tra il 2001 e il 2011 l'Unione Europea, composta da circa mezzo miliardo di persone, ha guadagnato 14 milioni di abitanti grazie alle migrazioni. Il dato emerge da una ricerca della Fondazione ISMO, Iniziativa e Studi sulla Multietnicità. I nuovi arrivi in Europa sono rappresentati in larghissima parte da forza lavoro giovane, soprattutto persone fra i 20 e i 29 anni. I flussi di ingresso in Europa si sono concentrati nei 15 paesi più occidentali del nucleo dell'Unione. L'arrivo dei nuovi cittadini di origine immigrato ha creato, afferma l'ISMO, un beneficio demografico immediato. Preoccupazione dell'Agenzia ONU per i rifugiati per gli effetti che la recente approvazione del decreto legge relativo al cosiddetto piano casa potrebbe provocare sulla vita di migliaia di richiedenti asilo presenti in Italia. La legge, afferma l'Agenzia, vieta infatti che chi occupi illegalmente un edificio possa avere accesso alla registrazione della residenza. L'Agenzia teme quindi che possa crearsi un ulteriore ostacolo al processo di integrazione dei rifugiati in Italia. In assenza di residenza, spiega l'Agenzia ONU, non è infatti possibile avere una carta di identità e senza questa è difficile avere accesso al lavoro e ai servizi essenziali. Crescita, bene comune e migrazioni è il titolo della conferenza che si svolgerà domenica 1 giugno 2014 alle ore 15 presso il Centro per la Formazione alla Solidarietà Internazionale di Trento. La conferenza rientra nell'ambito del Festival dell'Economia dedicato quest'anno al tema classi dirigenti, crescita e bene comune, e in programma a Trento e a Rovereto dal 30 maggio al 2 giugno. Alla conferenza del 1 giugno si parlerà della relazione fra la situazione economica dei paesi africani e i processi migratori. E ora sentiamo l'intervista realizzata dal collega Andrea Cagol alla ricercatrice Chiara Tronchin della Fondazione Leone Moressa sul tema dei redditi degli immigrati. Siamo con la dottoressa Chiara Tronchin, ricercatrice della Fondazione Leone Moressa. Buongiorno dottoressa, parliamo oggi del recente studio pubblicato proprio dalla Fondazione, di cui ha dato conto la Fondazione Leone Moressa, che parla dei redditi degli immigrati e del loro contributo al sistema Italia dal punto di vista fiscale. Cosa emerge in sintesi dalla ricerca?
Allora, buongiorno a tutti. Quello che emerge è che sono 3,5 milioni di contribuenti nati all'estero che nel 2013 hanno presentato la dichiarazione dei redditi. Quindi noi abbiamo esaminato i dati delle dichiarazioni dei redditi 2013 sull'anno di imposta del 2012. Rispetto all'anno prima sono cresciuti del 3%. E rappresentano circa l'8,5% dei contribuenti totali in Italia. Monetizzando il loro contributo economico dal punto di vista fiscale, cosa possiamo dire? Beh, allora rappresentano circa 44,7 miliardi di euro, ovvero il 5,6% della ricchezza prodotta in Italia. Mediamente però dichiarano meno degli italiani, facciamo conto che in media hanno dichiarato 13.000 euro contro i 7.000 euro in meno rispetto alla media degli italiani. Questo per vari motivi, tra cui i lavori che fanno, perché i lavori degli immigrati in Italia sono segregati in pochi settori e poco qualificati. Ecco, da questo punto di vista vorrei approfondire un po' il discorso. Il contributo, diciamo, relativo, quindi possiamo dire, al fisco è piuttosto alto, però c'è da dire che emerge appunto questo sottoinquadramento, possiamo dire, professionale che è confermato anche dai dati delle dichiarazioni dei redditi. Sì, praticamente se poi noi andiamo ad esaminare anche i dati del 2008, facendo confronto con, diciamo, prima crisi e post-crisi, vediamo che i contribuenti sono cresciuti del 9%. Il problema è che a non crescere è il loro reddito. Diciamo che si era iniziato prima della crisi un meccanismo che stava portando i redditi degli stranieri ad avvicinarsi a quelli degli italiani. Questo rappresentava una certa integrazione degli stranieri rispetto agli italiani. Con la crisi, il turismo si è bloccato, si è fermato, il lavoro manca e quindi gli stranieri continuano a fare, indipendentemente dal titolo di studio, dalle qualifiche, lavori poco qualificati. Ovviamente sto generalizzando, ci sono anche Certo. gli stranieri che fanno lavori poco qualificati e in pochi settori, anche perché sono i settori che stanno resistendo alla crisi, come ad esempio i collaboratori domestici, l'assistenza personale, sono quei settori legati ai servizi che risentono meno della crisi. Invece altri lavori più legati all'industria e all'edilizia hanno risentito in misura maggiore della crisi e quindi sono fatti. Bene, grazie alla dottoressa Tronchini, ricercatrice della Fondazione Luna Moressa, per essere stata con noi del CINFORMI. Buona giornata. La ringrazio. Romano Dives, viaggio nella cultura Rom, 31 maggio dalle 14 alle 23, Trento, Sala Boccioffila, via Fermi 1. Festival dell'Economia, conferenza Crescita, Bene Comune e Migrazioni, 1 giugno ore 15, a Trento, Centro Solidarietà Internazionale, Vicolo San Marco 1. Convegno, cittadinanza in dialogo con la pubblica amministrazione, 5 giugno ore 15, a Roma, Accademia Alfonsiana.